Qui abbiamo 24 triangoli e quello che voglio fare in questo video è dividerli in diversi numeri di gruppi. La prima cosa che voglio fare è dividere questi 24 triangoli in tre gruppi e pensare a quanti ne ho in ogni gruppo alla fine. Proviamo. Divido in tre gruppi uguali. Questo è un gruppo. Poi ho un altro gruppo uguale qui. E poi ho un terzo gruppo qui. Quindi se divido 24 in tre gruppi uguali, 1, 2, 3, quanti ne ho in ogni gruppo? Beh, possiamo contarli. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in ogni gruppo. E allora possiamo dire che 24 diviso 3 è uguale a 8. Ora potresti dire ehi, ma è molto simile a quello che abbiamo visto per la moltiplicazione. Nella moltiplicazione dicevamo se abbiamo tre gruppi da 8, possiamo vederlo come 3 per otto e ottenere 24. E infatti hai ragione. Possiamo scrivere anche che 3 per 8, se abbiamo tre gruppi da 8, se abbiamo tre gruppi da 8 sarà uguale proprio a 24. Sarà uguale proprio a 24. All'inizio avevamo 24 cose e volevamo fare 3 gruppi. Ora ne abbiamo 8 in ogni gruppo. Oppure puoi dire 3 gruppi uguali da 8 è uguale a 24. Ma ci sono anche altri modi di pensarlo. Fammi cancellare un po'. Nel primo esempio ho diviso 24 in 3 gruppi uguali ma 24 diviso 3 puoi vederlo anche come dividere 24 in gruppi da 3. Pensiamoci, se dividiamo in gruppi da 3, allora, ad esempio, questo è un gruppo da 3. Questo è un gruppo da 3. Questo è un gruppo da 3. E probabilmente sai come va avanti. Questo è un gruppo da 3. Un altro gruppo da 3. Dobbiamo pensare a quanti gruppi da 3 avremo. Questo è un altro gruppo da 3 e un altro gruppo da 3. Allora, quanti gruppi da 3 abbiamo ottenuto? Vediamo, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gruppi da 3. Un altro modo di vedere 24 diviso 3 è dividere 24 in gruppi da 3 e alla fine avrai 8 gruppi da 3. Un modo di pensarlo, se vuoi esprimerlo come moltiplicazione, è che se hai 8 gruppi da 3, 8 per 3 sarà uguale ancora a 24. 3 gruppi da 8, 8 gruppi da 3, in ogni caso avrai 24. 3 gruppi da 8, 8 gruppi da 3, in ogni caso avrai 24. Ora rendiamo le cose più interessanti. Vorrei che tu pensassi a questo. Quanto fa 24 diviso 12? Quanto fa 24 diviso 12? E ti consiglio di mettere in pausa il video, disegnare 24 triangoli e provare a capire che cos'è 24 diviso 12. Beh, immagino che tu abbia fermato il video e ci abbia provato. Ci sono due modi di pensare 24 diviso 12. Puoi dire dividiamo 24 in gruppi da 12 e pensiamo a quanti gruppi abbiamo. E possiamo farlo. Questo è un gruppo da 12. E un altro gruppo da 12. Un altro gruppo da 12. Quanti gruppi abbiamo? Abbiamo due gruppi da 12, quindi possiamo dire che 24 diviso 12 è 2. Ma un altro modo ugualmente giusto è dire dividiamo 24 in 12 gruppi. E se voglio dividere in 12 gruppi 12 gruppi uguali, vediamo eh, questo è un gruppo, due gruppi uguali, due gruppi uguali, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi se dici divido 24 in 12 gruppi uguali, quante cose ho in ogni gruppo? Ne avrai due. Quindi puoi vederlo come 24 diviso in 12 gruppi e quanti ne hai in ognuno, oppure 24 diviso in gruppi da 12 e quanti gruppi hai, cioè come abbiamo fatto nell'ultimo esempio. Rendiamo le cose ancora più interessanti. Voglio che pensi a un paio di cose. Che cos'è 24? Che cos'è 24 diviso 6? Diviso 6. E anche cos'è 24? 24 diviso, diviso 4. Di nuovo ti consiglio di mettere in pausa il video, disegnare i triangoli e cercare di capirlo. Quanto fa 24? diviso 6 e quanto fa 24 diviso 4? Affrontiamo prima 24 diviso 6. Lo vedrò così. Proviamo a dividere 24 in 6 gruppi uguali. Vediamo, questo è un gruppo, due gruppi uguali. In realtà qui ogni gruppo è da 4 e abbiamo 6 righe, 3 gruppi uguali, 4 gruppi, 5 gruppi e 6 gruppi. Se dividi 24 in 6 gruppi uguali, quanti ne hai in ognuno? Beh, è chiaro, ne abbiamo 4 in ogni gruppo. Un altro modo di pensarci era, avremmo potuto dire, fammi dividere 24 gruppi in gruppi da 6. Se dividi 24 in gruppi da 6, lo vedi così. Questo è un gruppo da 6, un altro gruppo da 6, un altro da 6 e forse sai già quanti gruppi sono. Abbiamo 4 gruppi da 6, 4 gruppi da 6. E ora pensiamo a 24 diviso 4. Se lo vedo come dividere 24 in 4 gruppi uguali, l'ho già disegnato. Ho 4 gruppi uguali, in ogni gruppo ho 6 triangoli. 6 in ogni gruppo. Guarda, 24 diviso 6 è 4, e 24 diviso 4 è 6. Questo perché posso vederlo come 4 gruppi da 6. 4 per 6 è 24. Ma puoi dire anche che 6 per 4 è 24. Ma puoi dire anche che 6 per 4 è 24. Ma puoi dire anche che 6 per 4 è 24. Quindi è equivalente.